Dal 26 novembre del 2023 fino al 3 dicembre si è svolta qui a Villa Pignatelli una edizione della Settimana di Musica d'Insieme con la collaborazione della Direzione Regionale Musei della Campania e il sostegno del Comune di Napoli, in particolare del progetto Napoli Città della Musica. Quindi si è rinnovato come nel 2022 questa importante partnership con il Comune di Napoli e lo spirito della Settimana di Musica d'Insieme, che come tutti sanno è una storica manifestazione inventata nel 1971 dall'Associazione Alessandro Scarlatti per merito di Salvatore Accardo e Gianni Eminente. Questa edizione si è svolta con la solita formula delle prove aperte al pubblico, alle quali hanno partecipato anche numerose scuole, e con la partecipazione di eccellenti, grandissimi artisti del panorama nazionale e internazionale, con programmi sempre imperniati molto sulla volontà di divulgare il grande repertorio della musica da camera. E quindi, in particolare, anche grazie alla collaborazione con le dimore del quartetto, l'inaugurazione è stata dedicata al quartetto d'archi con il quartetto Goldberg, che ha eseguito musiche di Mozart e di Ravel, e poi con i musicisti in residence della Settimana di Musica d'Insieme, il violinista Gabriele Pieranunzi, il violinista Ivo Smargoni, le viole Francesco Solombrino e Francesco Fiore, il pianista Antonello Cannavale, il violoncellista Danilo Squitieri e il contrabbassista Ermanno Calzolari. Il secondo concerto è stato imperniato su un bellissimo quintetto per archi di Mozart, il K516, e sul famosissimo quintetto La Trota di Schubert. Un gradito ritorno qui a Napoli alla Settimana di Musica d'Insieme, cioè il grandissimo Giovanni Sollima con il suo violoncello.